Match della fase a gironi che sta per andare in scena e di cui si è parlato molto nei giorni scorsi. Vedremo se sarà all'altezza delle grandi aspettative. Rimanete in nostra compagnia per questa sfida, Barcellona che affronta l'Inter. Immagini in diretta da Barcellona, la partita speriamo davvero che possa essere all'altezza della meravigliosa cornice di pubblico. Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi augurano buon divertimento e vi invitano a non cambiare canale. UEFA Champions League protagonista con questa sfida della fase a gironi. Si affrontano Barcellona e Inter. Sono partite da prendere con le molle, Pierre. È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Basta poco per ritrovarsi già fuori dai giochi. Curioso di vedere come l'avranno preparata i due tecnici. L'11 di partenza nel Barça, queste le scelte. Ter Stegen tra i pali, difesa composta da Stones in coppia con Lenglet. Arturo Vidal insieme a Sergio Busquets a centrocampo. Schieramento prudente, il loro c'è un solo. Vidal! C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Lukaku è certamente una delle stelle in campo oggi, i tifosi si attendono da lui gol che possono decidere il match e vedremo se saranno accontentati. Attaccante tra i più forti e completi in circolazione. Va al tiro, splendida parata in tutto. Sensi. Un'entrata decisa e efficace. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale, mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle, questo tentativo alla svelta, eh. Dembélé, Suarez, norma del vantaggio, possesso Barça, palla consegnata agli avversari. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Suarez. Legge bene la traiettoria qui. Busquets. Perdono palla banalmente. Qui a smarcarsi, occhio all'avanzata, occhio al cross sul primo palo. Buona l'uscita del portiere sul cross. Nelson Semedo, De Jong, De Jong. Netta la posizione di offside. Sensi. Fase a gironi della UEFA Champions League, arrivata al giro di boa. Si chiude di fatto la prima parte con questo match. Come hai visto le squadre finora? Hanno dato tutto nelle due sfide precedenti e anche oggi non si stanno. Lukaku col tocco filtrante. Lautaro Martinez. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sì, Pierre, infatti dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla a terra, che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Regalano palla agli avversari. Lukaku col tocco filtrante. Sono andati a un passo dal gol, il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applauso. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Oh, ma come ha fatto? Occhio al tiro della bandierina. Non granché qui l'intervento del difensore. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Partita avara di emozioni, poche occasioni da rete da una parte e dall'altra, 0-0 che non fa una piega. Devono usare qualcosina di più se vogliono sbloccarla e cambiare l'inerzia del match in loro favore. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla.
Posizione ideale. Avanza col pallone tra i piedi. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Viene avanti il Barça, occhio all'avanzata blaugrana. Buono il tackle. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Sotto la pioggia, pronti per il calcio d'inizio del secondo tempo. Palla giocata sugli esterni. Si accentra. Buono il contrasto. Pallone recuperato senza problemi qui. Ci sono spazi per il Barça lateralmente. Evita la scivolata e lo salta. Handanovic si salva in angolo. Potrebbe arrivare il gol del vantaggio, se lo augurano i tifosi. Crossa nel mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Lautaro Martinez. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative. Sei d'accordo, Stefano? Ha girato a vuoto nel primo tempo senza mai rendersi veramente pericoloso dalle parti del portiere avversario. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Riconquista palla con il tackle. Galleria in trasferta per loro, come sempre, in diretta su EA Sports. Nelson Semedo. De Jong. Riceve Messi. Messi punta la porta. È in posizione da cross. Palla profonda verso Vidal. Arturo Vidal. De Jong. Bravi qui a bloccare tutto. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Con questa palla e punta la porta. Colpisce la traversa, non è finita. Risultato che resta in parità. O se poteva fare meglio da lì, non so, ma certo è che la cattiva sorte ci ha messo del suo. Buon possesso di palla. Suarez. De Jong. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio a questo lancio. Dice di no, tuffo proprio. Prodigioso. Era un bel tiro, potente, ben indirizzato, portiere però sicuro. Ha visto partire la palla, ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. Palla messa in mezzo. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Dato che premia il maggior possesso palla del Barcellona, possesso fin qui sterile il loro, pochi i pericoli creati alla retroguardia avversaria. Il tecnico non può essere soddisfatto della prestazione oltre che del risultato, inferiore alle aspettative. Erano e restano i favoriti per questa sfida, ora devono dimostrarlo sul campo di meritarsi la vittoria. 600 secondi da giocare ancora. Icardi.
si ripartirà con la rimessa per il Barcellona. Stones. In profondità per Dembélé. Dembélé. Perdono palla. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. È pronta la sostituzione. Maurito Icardi. C'è stata la deviazione, sarà corner. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Difensore in difficoltà qui, attenzione. La mette in mezzo con questo pallone. Traversone che si perde senza possibilità. Altri 120 secondi da giocare. Sanchez. Grande tempestività di questo intervento. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Match che si chiude in parità. No, che partita, Pier. Due squadre ben...